Ecco, buongiorno a tutti. E mi sono confrontato con gli altri sacerdoti, i miei collaboratori qui delle tre parrocchie, e d'accordo con loro ho deciso di continuare questo appuntamento settimanale, e anche al di là del periodo della Quaresima, in attesa di poterci trovare tutti insieme a celebrare l'Eucaristia. E innanzitutto ho deciso di continuare proprio per farvi sentire la nostra vicinanza e la nostra presenza, ma nello stesso tempo anche per riuscire a mandare a condividere con voi un piccolo pensiero, e che vorrebbe essere un pensiero di meditazione, ma nello stesso tempo anche, almeno lo spero, un pensiero che vi dia un po' di consolazione e speranza in questo momento difficile per tutti. E anche questa mattina desidero prendere questo pensiero proprio dal brano di Vangelo di questa domenica, la seconda domenica di Pasqua. Nel testo di Vangelo, del Vangelo di oggi, si racconta la duplice apparizione del risorto. Un primo tempo, una prima volta, soltanto con la presenza degli apostoli senza Tommaso, e la seconda volta, 8 giorni dopo, anche con la presenza di Tommaso. Quello che stupisce in questo racconto è che per ben 3 volte si fa riferimento al segno dei chiodi, al segno della passione di Gesù. Ecco, questo particolare lo trovo molto importante, molto significativo. D'altra parte, se anche l'Evangelista per ben 3 volte vi fa riferimento, vuol dire che per lui, anche per lui, può essere importante questo aspetto. Perché è importante? Prima di tutto, perché diventa un criterio di identificazione al risorto. Lo si riconosce proprio perché si presenta mostrando le mani e il costato, dove appunto ci sono i segni della passione. Ma nello stesso tempo diventa importante perché ci aiuta a capire qualche cosa della risurrezione di Cristo e quindi anche della nostra risurrezione. Sostanzialmente ci dice è che l'esperienza ci dice che l'esperienza della passione di Gesù non è stato un momento passeggero, una specie di parentesi, che poi viene messa da parte, ritenuta una parentesi poco felice, da dimenticare alla svelta, perché è stata una parentesi di sofferenza. Ma piuttosto ci dice è che le piaghe della passione di Cristo, che sono fondamentalmente i segni dell'amore di Cristo per noi, rimangono ormai a costituire l'identità anche del risorto, che vuol dire per tutta l'eternità egli si porta dietro i segni della sua passione, della sua morte, della sua vita, del dono di sé. Questo aiuta a capire qualcosa di importante anche per la nostra futura risurrezione. Certamente noi sappiamo è che c'è ben poco della nostra esperienza terrena che portiamo via. Ad esempio, lasciamo qui i soldi. Lasciamo qui le nostre case,
C'è invece una cosa che ci portiamo dietro e che rientra a costituire la nostra identità addirittura per tutta l'eternità, come è avvenuto per Cristo. Ci portiamo dietro i segni, potremmo dire, della passione del vivere. E ci portiamo dietro le ferite della nostra vita, in modo particolare. Ci portiamo dietro tutti i segni che hanno segnato la nostra esistenza, a volte anche in forma di ferite, ma in quanto segni d'amore. Tutti i piccoli gesti, i segni dell'amore, che ci hanno costato sacrificio, che sotto certi aspetti sono diventati una specie di sacrificio di amore per gli altri, questi, ecco, che costituiscono la nostra identità eterna. Dio nostro Padre si preoccupa, quando ci dà la risurrezione del nostro corpo, di recuperare anche tutti questi segni e tutte queste ferite della nostra vita, ferite d'amore. Ora voi capite che tutto questo è importante per noi, soprattutto in questo momento, dove sono evidenti le ferite e che la nostra vita ha dovuto subire in questo momento dell'epidemia. Ferite gravi che addirittura hanno portato alla morte qualcuno dei nostri fratelli. E ferite che sono presenti nelle famiglie di questi che hanno perso la vita. E comunque le ferite di tutti quelli, compresi tutti quindi, che hanno dovuto accettare il sacrificio di limitare anche la propria libertà. Ecco, le ferite d'amore della vita durano sempre, non vanno perdute, hanno valore eterno. Ecco, sia questo il motivo che ci dà speranza e consolazione anche di fronte alla sofferenza di questo momento. Questo vuole essere quindi l'augurio anche di una buona domenica, della seconda domenica di Pasqua, e buona settimana a tutti.